Ma siete proprio affamati. È venuto benissimo. E smettila di fare quella faccia. Lei è mia amica. Fermati un attimo, per favore. Ehi, ehi! Ehi, Lotta! Ormai vai in giro con l'autista. Mi si è rotta la bicicletta. La riprenderò domani mattina. Allora sei agitata? Per domani? No, non è niente di che. Conosco qualcuno che la pensa diversamente. Erland? Non deve avere paura di me. Non gli rubo mica niente. Esatto. Vedrai che tutto il paese apprezzerà il tuo lavoro. Probabilmente tu sei l'unica a vederla così. E di sicuro sarai l'unica a venire alla mia inaugurazione. Ci vieni, vero? Anche se Erland te lo proibisce. Ma certo che vengo. Bene, sì. Signora autista? Possiamo andare? Mamma, ce la fai da sola? Devo finire di allestire lo stand. Tanto sarà un fiasco. Non ricominciare. Se tu non fossi così testarda, riconosceresti che Sofia è molto brava in quello che fa. Già, in quello che fa lei. Fa sempre e comunque quello che vuole, sia che a te vada bene o no. Cammelli e lama. Alpaca, mamma, alpaca. Alpaca, nella fattoria Bennert. Tuo padre si starà rivoltando nella tomba. No, sono sicuro che ci guarda dal cielo ed è felice di questi cambiamenti. Ci sta facendo diventare lo zimbello del paese. Per caso hai dimenticato quello che un tempo si diceva a proposito delle pecore? Le pecore sono le mucche dei contadini poveri. Non dovresti dare peso a queste vecchie dicerie. Una volta un contadino non si sarebbe mai fatto convincere dalla moglie a fare tutte queste idiozie, a meno che non avesse minacciato di lasciarla. Ti serve una mano? Grazie, ce la faccio. Vedrai anche tu. Appena questo locale e la vendita diretta cominceranno a marciare, tua madre lo accetterà. E anche i tuoi amici. Speriamo. Che succede? Ti preoccupa che siano tutti contro di me? No, ma anche tu non fai niente per facilitare le cose. Qui non sono abituati al fatto che una donna... Di che cosa stiamo parlando esattamente? Del nostro passaggio al biologico o di Albert? Si sarà reso conto che il pascolo vicino al ruscello mi serve per le pecore? Sì, se ne renderà conto prima o poi. Non vorrei metterti di cattivo umore, ma a me piacerebbe che tutti potessero vivere in armonia. Piacerebbe anche a me. Ma non posso rinunciare al mio progetto. Non lo vorresti neanche tu? No, non lo vorrei. Vedrai, andrà tutto per il meglio. Sì, ne sono sicura. Pronto? Oh, ormai non ci contavo più. Eccezionale. Meraviglioso. Sarà un grandissimo CD. Tra 2 settimane sarà al top delle classifiche di musica classica.
Sempre che riusciamo a finirlo. Ciao. Ah, eccoti qui. Dai, abbiamo lo studio solo per 4 ore. 4 ore? Hai insistito tu per fare le foto. E ho trovato traffico. Tanto sono solo 3 i pezzi con l'accompagnamento al piano. Paul. Che c'è? Ma che ti succede? Da qualche giorno sei distratto, con la testa da un'altra parte. No, sto bene, non ti preoccupare. Devo sapere se c'è qualche problema. Abbiamo un'agenda così piena e non possiamo permetterci distrazioni, lo sai anche tu. Vuoi dire che io non posso permettermi distrazioni? Se il nostro CD scalerà le classifiche, tutto questo stress sparirà. Iniziamo con Ganimede. Non c'è problema, ricominciamo da capo. Possiamo partire? Scusa. Paul. Sì? Che cosa c'è? Non ne ho idea. Come ti senti? Va tutto bene. Ok. 10 minuti di pausa. Va a prendere una boccata d'aria. Ti rilassi, poi torni qui e incidiamo il pezzo, eh? Scusami. Ok. Riprendiamo tra 10 minuti. Laura, mi dispiace, me ne sono dovuto andare. Lo capisco. L'ultimo periodo è stato molto impegnativo. Non mi sorprende che tu ti senta stressato. Dove sei adesso? Non lo so, dalle parti del Zormland. Se mi dici dove sei, ti raggiungo e ne parliamo di persona. Paul. Mi ascolti? Paul, maledizione, non puoi farlo. Ti chiamo io. Salve, ragazze. Ehi, ciao, Lotta. Ciao. Oddio, che giornata. 6 ore di matematica. Oh, Isa, ho bisogno della tua super maschera antistress. Oh, questi studenti. Dovrei sabotare a tutti il compito di matematica. Mezz'ora? Mm-hmm. Riprenditi con del caffè e una fetta di torta, l'ha portata Mona. Ah, grazie. Io potrei vivere solo di dolci. Ne fai un altro per domani? Che succede domani? Inauguriamo lo stand di Sofia. Una festa, ragazze! Sarà divertente. Beh, io ci sarò senz'altro. Mi occuperò del banco degli alcolici, gliel'ho promesso. L'aiuterai? Perché no? Attento, Mona non porta più la sua auto nella tua officina. Oh, alludi a possibili ritorsioni? No, alludo all'allarme strega. Anche se i nostri mariti non la possono vedere, non dobbiamo rinunciare a un'occasione per divertirci. In questo Albert non c'entra nulla. Oh, assolutamente no. Neppure con il fatto che sia scocciato che i prati le servano per le pecore. Oh, pecore. Per Albert quel pascolo è fondamentale per poter aumentare il numero di capi di bestiame, ma lei vuole impedirgli di usarlo. Sai che cosa vuol dire questo per noi, Lotta? Non so, che guadagnerete il 5% in meno del previsto. Sto per piangere, Mona. Voglio vedere se continuerai a schierarti dalla sua parte, se il supermercato di Erland avrà meno clienti. Quella ci rovinerà. Non c'entra niente con questo posto, non è una di noi. Si taglia persino i capelli da sola e i capelli di Bjorn. E allora? Anche Elena dice che le dà i nervi con tutte quelle sue continue innovazioni. E poi quelle strane bestiacce esotiche, oddio. È come dire, guardate, siamo speciali, noi abbiamo i cammelli. E come si chiamano quegli altri animali, quelli con gli occhioni? Lama. Alpaca. Quello che conta è che Bjorn con lei sia felice. Sì, e lo è. Ne sei proprio sicura? Prima di conoscere Sofia, Bjorn era una persona normale. Già, e ora si dà alla coltivazione biologica e apre persino uno stand di vendita diretta. In effetti avete ragione, è preoccupante. Quello che è preoccupante è la sua acconciatura.
Che fai? Parti? Ho ricevuto una telefonata da un amico, ha bisogno del mio aiuto. Oh, lo conosco? No, è un mio vecchio amico, mi dispiace ma devo andare, non gli posso dire di no. Aspetta un momento, è l'inaugurazione di domani, farai in tempo a tornare. Sai che ho bisogno del tuo sostegno, soprattutto quello morale. Non ti devi preoccupare. La caffetteria è venuta così bene. Credi che avremo successo? Ma certo, tutto quello che crei diventa un successo. Tesoro, devo proprio andare. Di merda. Svegliatevi, c'è un incendio! C'è un incendio! Presto! Fate presto! Elena, chiamo i pompieri! No, li chiamo io i pompieri, così arrivano subito! Perché non usi il tubo? È troppo corto! Prendi quello nella stalla dei vitelli! Mi dispiace, l'autopompa non si è messa in moto. La batteria è morta, il tubo della benzina è poroso. Quella vecchia carretta doveva essere rottamata da tempo, ma nessuno mi dà mai retta. Non ci posso credere. Poteva andare a fuoco tutta la fattoria. Io vi denuncio tutti. Adesso cerca di calmarti, non è colpa di nessuno. E tutto sommato non è successo niente di grave. Niente di grave. Bjorn ha lavorato così tanto per lo stand. È un vero peccato. Ma dov'è Bjorn? Non c'è. Bene. A questo punto cerchiamo almeno di dormire un po'. Mi dispiace molto, Sofia. Grazie di essere venuto, almeno tu. Se c'è qualcosa che posso fare, sono a disposizione, ok? Che situazione di merda. Allora io vado. Le faccio i miei migliori auguri. E dove va? Volevo dire, deve andare da qualche parte. Vorrei poterla ringraziare. No, non ce n'è bisogno. Sì, ma mi piacerebbe farlo.
Ha un appuntamento o qualcos'altro? No. Allora mi ascolti. Adesso vado a farsi una bella dormita e domattina le preparerò la migliore colazione del mondo, con i migliori prodotti della fattoria. C'è una camera per gli ospiti con vista sul lago. Poi mangeremo le nostre uova biologiche e i pomodori di Elene. E vedrà che una volta assaggiato il mio formaggio di pecora non vorrà più andar via. Una doccia poi non guasterebbe. Allora, ecco. Questo è il bagno. E questa è la stanza degli ospiti. Se ha bisogno di altro... No, grazie. Come si chiama? Paul. Io sono Sofia. Piacere. Allora, buonanotte. Buonanotte. Paul. Tu, cioè lei... Lei è Paul Anderson, vero? Sì. La famosa star dell'opera. Oh, che emozione. Io la trovo straordinaria. Davvero, la sua voce è... È meravigliosa. Grazie. Ovviamente qui è troppo semplice per lei. Sarà abituato ad alberghi di lusso. Non deve preoccuparsi. Però mi dica almeno cosa prende di solito a colazione. Così mi posso organizzare. Mamma, sto facendo la figura della scema. No. È che di solito non abbiamo ospiti famosi come lei. Senta, preferirei che non dicesse a nessuno chi sono. Sta viaggiando in incognito allora. Sì. Devo staccare per un po'. Certo, non lo dirò a nessuno, come vuole. Grazie. Ok, allora le auguro una buona notte, signor Anderson. Anche a lei. Segreteria di Bjorn Bennert. Lasciate pure un messaggio. Ehi, Bjorn. Non hai idea di quello che è successo. Un incendio ha distrutto tutto. Lo stand, la caffetteria. E non credo sia stato accidentale. Fai colazione con noi? Puoi dirmi cosa è successo ieri notte? La mia fattoria stava per essere distrutta. Buongiorno, Sofia. Mi dispiace molto, ma l'autopompa non si è messa in moto. Sì, Stefan me lo ha già spiegato. Abbiamo dei pompieri che non accorrono quando c'è un incendio. Ma dove siamo? Cosa? E perché non siete andati da lei? Perché hanno solo un vecchio rottame che non si mette in moto quando ce n'è bisogno. Davvero non capisco, Erland. Tu sei il sindaco e il capo dei vigili del fuoco. A quanto ne so, hai bruciato solo il tuo stand, quindi non vedo perché sei così arrabbiata. Da quanto c'è questo problema? Potrebbe scoppiare un vero incendio. Quello era un vero incendio. Ma si è trattato di un focarello che avete spento da sole. E poi sono più di 10 anni che non c'è un incendio. Può capitare che l'autopompa non si metta in moto. Vi auguro buona giornata. La caffetteria era comunque un problema per tutti. Non starai insinuando che l'hanno fatto di proposito? Non c'è proprio niente da salvare. Se pensano che mi arrenda, si sbagliano di grosso. Bjorn ricostruirà il mio locale. Ah sì, allora è tornato? Ho sentito che non c'era a spegnere il fuoco. Sì, ma ritornerà presto. Chissà, forse gli è convenuto non essere presente. Smettila, Erland. Buongiorno. Mi scusi, non volevo spaventarla. Non sapevo nemmeno che lei fosse ancora qui.
Sua figlia è stata così gentile Sofia da... non è mia figlia, è mia nuora. Sua nuora. Comunque, è stata così gentile da offrirmi la sua ospitalità. Non è troppo pesante? Di solito questo lo fa mio figlio. Posso aiutarla io? Sì. Così intanto vado in giardino. Va bene. Guardi, lì ce n'è ancora un po'. Ho capito. Merda. Salve. Ma che sta facendo? Avrebbe dovuto riposare. Sto dando una mano a sua suocera. È pesante per una donna. Ok. Ecco. Preparo la colazione, allora. Risponde la segreteria di Bjorn Bennert. Lasciate pure un messaggio. Oh, Bjorn, ma che succede? Sei sempre irraggiungibile. Comincio a preoccuparmi. Mi è piaciuto soprattutto nella parte di Rodolfo, nella rappresentazione a Monaco. Qual è il suo ruolo preferito? Mi scusi un attimo. Non c'è problema. Ciao, Sofia, ho sentito il tuo messaggio. Per fortuna non è successo niente. Come non è successo niente? Poteva andare a fuoco l'intera fattoria. E i tuoi cari amici non sono stati neanche in grado di mettere in moto quell'autopompa. Ma dove sei tu? Tesoro, non posso stare molto al telefono. Mi serve ancora qualche giorno. Purtroppo non ho scelta. Stai scherzando? Che significa che ti serve ancora qualche giorno? Per fare che cosa? E poi chi è questo tuo amico? Che cosa devo dire agli altri? Dai, ti verrà in mente qualcosa. Tu sai sempre come cavartela. Ti spiegherò tutto al mio ritorno. Promesso. Oh, porca miseria. Aspetti, l'aiuto. Non c'è bisogno. Va tutto bene? Sì. Sembra squisito. E questo è il suo formaggio di pecora? Mm-hmm. Mm. Lei non mangia? Mi è passato l'appetito. Bene, credo che ora andrò. Rimanga ancora un po', la prego. Oggi avrei dovuto inaugurare il mio locale. Doveva essere un giorno di festa. Scusi un attimo. Sì. Ma che stai facendo? Devi lasciare tutto esattamente com'è. Altrimenti la polizia non potrà capire se è stato un incendio doloso. Non avrai davvero intenzione di mettere in allarme la polizia per una sciocchezza del genere? Non è affatto una sciocchezza. Io voglio sapere chi è stato. Non metterti a ingigantire un piccolo incidente. Chi mai potrebbe avere interesse a dare fuoco al tuo stand e alle tue cose? È assurdo. Sì, e tu credi che sia andato a fuoco da solo? Proprio la sera prima dell'inaugurazione. Buongiorno, Elena. Buongiorno, Albert. Bjorn è in casa? No. È andato a Malmo per la fiera del biologico. Ah, sì? Però a me non ha detto niente. Per il mangime invernale. Sapevi che volevamo provare qualcosa di nuovo. Che devo dire a Bjorn? O posso esserti d'aiuto io? Essermi d'aiuto tu? Elena, puoi dire a Bjorn di chiamarmi, per favore? Sì. Se si tratta del pascolo, non c'è nient'altro da dire. Mi serve per le mie pecore e basta. Se credi che mi arrenda tanto facilmente, ti sbagli di grosso. Non mi farò mettere i piedi in testa.
Albert era il migliore amico di Bjorn. Lo so, finché non sono arrivata io. Perché non mi avete detto che andava alla fiera del biologico? Perché se tu l'avessi saputo, glielo avresti impedito, come sempre. Mi piacerebbe rimanere 2 giorni, se possibile. Va bene. Stefan! Stefan! Vuoi dare un'occhiata alla mia macchina? Il motore balbetta in modo strano. Che intendi con balbetta? Quando giri la chiave non parte oppure fa fatica ad accendersi? L'ho già controllata, ma non ho trovato niente. Legge di Murphy. Quando è da te fa la brava, mentre quando guido io... Prima di domani non posso fare niente. Lasciala qui, ti chiamo io. Domani? Andiamo. Sono sicura che riuscirai a darle un'occhiata. Lo sai che senza la macchina sono persa? O magari nel frattempo puoi farmi da chauffeur. Potresti portarmi a Michelberg a comprare delle scarpe. Non insistere, Mona. Passa a prenderla domani. Perché non me la porti tu? Sai quanta fatica mi costa uscire dal letto? Magari potresti portare anche dei panini e potremo fare di nuovo colazione insieme. Ehi, Stefan! Sto andando alla polizia. Ma devo sapere se volevate davvero venire a spegnere l'incendio. Eh? Ti rendi conto di quello che dici? Certo che volevano. Oh, quella del mezzo rotto era solo una scusa. Cosa? Io lo devo sapere, Stefan. Credimi, non siamo riusciti a farla partire. Quell'autopompa è un vero catorcio. Non si può riparare, avrebbero dovuto prenderne una nuova già da tempo. Ma sai un mezzo del genere quanto costa? Davvero una coincidenza sfortunata, mi dispiace tanto che per te. Che cosa pensi di fare alla polizia? È terribile che ci sia stato un incendio da voi, ma se adesso sporgi denuncia... Ti rendi solo ridicola. Ma tanto a te non interessa. Sì, ma qualcuno deve essere stato, non è che le cose prendono fuoco da sole. Certo che no, ma se sollevi un polverone sarai odiata per sempre. Pensaci bene, Sofia. Bjorn ricostruirà lo stand meglio di prima. Se vuoi, anch'io posso dargli una mano. E tra qualche settimana tutto sarà dimenticato. Non devi demoralizzarti. Sì, hai ragione. Non ho intenzione di abbassarmi al loro livello. Grazie. Non mi piace gioire delle sventure altrui, ma le sta bene a quella stupida. Io non capisco perché ce l'avete tutti con lei. È lei che ce l'ha con noi. Con le sue stupide idee ha fatto di tutto perché Bjorn si allontanasse dai suoi amici da quando è arrivata. Puoi passare a prendere la macchina domattina, qui. Sì. Ciao, come stai? Ti ho detto che ti avrei chiamata io. Paul, non puoi sparire così. Dobbiamo finire di registrare il CD. Mi dispiace, Laura, devi disdire lo studio. Sai quanto ci costerà? Pagherò io tutte le spese. E per favore, annulla anche i prossimi concerti. Ho bisogno di qualche giorno, poi ti chiamo. Ciao. Ciao, Laura. No. Shh, non muovetevi. Un momento. No, fermi là. Un momento. Non scappate. Ehi! Tornate indietro. Ehi, muori. Non scappate. Fermi. Muori, non scappate. Tornate indietro. Mi dispiace. Complimenti. Mi dispiace. Il recinto era aperto e i suoi lama sono scappati. Sono alpaca. Giusto. Ho cercato di riprenderli. Volevo solo aiutare. Sì, ma andare nel panico non è di grande aiuto.
Sì? Sono io. Perché non mi hai detto che andavi a Malmö? Scusa, mamma, ora non posso parlare. Ti richiamo dopo. Sì, ma dimmi almeno quando torni. Non puoi stare lontano dalla fattoria per tanto tempo. Io non ce la... Bjorn, pronto? Ma guarda che maleducato. Grazie di avermi aiutata. È stato divertente. Spero che tutta questa corsa non abbia fatto male alla sua voce. No, non si preoccupi. È proprio un amore. Io? Veramente parlavo del lama e dell'alpaca. Ah. Sono dolcissimi e buffi. Sembrano usciti da un cartone animato. Non frequentando molto la campagna, mi chiedevo l'allevamento di questi animali. Cammelli, alpaca, dromedari. È l'ultima moda nelle fattorie svedesi? Un'idea troppo stravagante. Sono un po' esotici. Lo pensano anche gli abitanti del paese. Si prendono gioco di queste creature. Io non mi prendo gioco di loro. Sono solo curioso. Gli alpaca li ho visti per la prima volta in Cile e me ne sono innamorata subito. Anche dei cammelli non sono difficili da allevare. Da allora qui in paese mi chiamano la cammelliera. Questi animali le si addicono. Sarebbe un complimento? No. Devo rientrare. Oggi tocca a me in cucina. A te Bjorn ha detto quanto rimane a Malmö, per caso? Prima l'ho chiamato al telefono, ma è caduta subito la linea. Hai parlato con Bjorn? Sì, ma per pochi secondi. Che impressione ha avuto della fiera del biologico? Ho detto che abbiamo parlato un attimo. Tu sai quando torna? Non so, quando finisce la fiera. Aspetti, l'aiuto. Avete litigato, ammettilo. È proprio da te pensare una cosa del genere. L'ho fatto scappare il tuo povero figlio con le mie stupide idee. E ora che ce ne facciamo della roba che volevi vendere alla caffetteria? Il negozio biologico di Lillesund non la prenderà di certo, visto che hai disdetto il contratto di fornitura. Sei carina a preoccuparti per me, ma mi verrà in mente qualcosa, sta tranquilla. Le siamo riconoscenti, davvero. Chissà che sarebbe successo se lei non fosse passato. A proposito, da dove viene? Da Stoccolma? È un cittadino. E le piace qui in campagna? Ha già visto il nostro zoo, per caso? Sì. Io penso che questo non sia il posto adatto per quegli animali, ma la mia opinione non conta. Non ho fame? Su, mangi. Lo so, in città pensano solo alla linea, quando invece il cibo sano è fondamentale per la nostra salute. Non trova? Ha già dei programmi per il pomeriggio? No, perché? Ho bisogno di aiuto nella stalla. Elene, non essere sfacciata. Paul è il nostro ospite, non deve lavorare. L'aiuto volentieri. Cosa devo fare? Ecco, guarda. Così. Così. Allora, io vado dalle galline. Se la può cavare da solo qui, vero? Non c'è problema. Bene. Ai, 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 ai. Non è una cosa che fa spesso, eh? Lavorare in una stalla? A essere sincero, è la prima volta. Comunque non mi sembra così incapace. Grazie. Lei è uno che prende decisioni da dietro una scrivania? Qualcosa del genere. Ah. Beh, ad ogni modo la ringrazio. È davvero gentile a darmi una mano prima di andare via. Sai, in un'azienda piccola come questa, la mancanza di una persona si sente subito. Mi sembra che lei e Sofia abbiate tutto sotto controllo. Già, prima facevamo tutto io e Bjorn da soli, ma da quando abbiamo deciso di passare al biologico, c'è molto più lavoro, mi creda, molto più lavoro. Sì, certo, ma ora è l'ultima tendenza. In città tutti amano il biologico. Ah. Thank you.
Paul, ecco, legga. Anno da record per il raccolto delle fragole. Non questo, quello. Concorso del coro dei pompieri. Il primo premio che assegneranno è un'autopompa. È la mia occasione. Lei canta nel coro dei pompieri? No, non abbiamo neppure un coro. E allora perché tanto entusiasmo? Perché parteciperemo al concorso e lo vinceremo. Io, Sofia Bennett, regalerò ad Akelsund un'autopompa nuova per i vigili del fuoco. E lei mi aiuterà a vincere. Prego. Non mi dica che un uomo che sa cantare le più complesse opere liriche non è in grado di insegnare un paio di canzoncine al coro dei pompieri. Cominci a pensare a che cosa potremmo cantare. Adesso devo tornare in cucina, altrimenti Elena mi farà una bella lavata di capo. Ma io me ne andrò molto presto e poi ci vogliono settimane per organizzare bene un coro. Non le piace qui? Sì, ma non credo di rimanere ancora molto. Beh, più che altro lei dovrebbe darci l'impulso creativo. Esca dalla stalla, si goda una vacanza all'insegna della semplicità. Le farà bene di sicuro. Ehi, ho mollato tutto e sono corsa da te. Anche i compiti da correggere. Che c'è di così urgente? Ecco cosa faremo. Raccoglieremo fragole? No, leggi l'articolo sul concorso del coro dei vigili del fuoco. Tu sei matta. Sì, lo so, non ce l'abbiamo un coro dei vigili del fuoco, ma chi ci impedisce di metterne su uno? Tesoro, non crederai di trovare qualcuno ad Akelsund che sia d'accordo con quest'idea assurda. Un coro ideato da Sofia Bennert. Non deve essere per forza una mia idea. E di chi altri? Tua, no? Allora, sta a sentire. Tu hai letto l'articolo sul giornale. E dal momento che tuo marito, il comandante dei vigili del fuoco, non vuole più fare figuracce, hai deciso di formare un coro per vincere il concorso. Dai, non dirmi che non è una bella idea. E tu che ci guadagni? Beh, alla fine, quando avremo vinto il concorso e l'autopompa, tu ringrazierai la tua cara amica Sofia per averti dato un'idea così geniale. E così, finalmente, gli abitanti di Akelsund mi accetteranno. E regnerà la pace anche per Bjorn. E quello chi è? Non sapevo avessi un nuovo dipendente. Ah, è solo Paul. Ci darà una mano fino a che Bjorn non torna. Mi sembra di averlo già visto. Ricordati che sei sposata. Anche tu, se non sbaglio. Bjorn lo sa che lo sostituisce quel bocconcino? Certo che lo sa. Avanti, dammi una mano a sbucciare le mele. Va bene. Ciao ragazze! Ciao! Devo parlarvi di una cosa. Vi ricordate quanto ci divertivamo nel coro della chiesa? Non credete che dovremmo ricominciare a cantare? Ma era una vita fa. Fondiamo un nuovo coro. Il coro dei vigili del fuoco. Cosa? Ma che cosa dici? Hai bevuto? Perché dovremmo fondare il coro dei vigili del fuoco? Non ne facciamo nemmeno parte. Per questo. È inaccettabile che qui non ci sia un'autopompa funzionante. E poi abbiamo talento, vedrete che vinceremo. Ho sempre cantato volentieri ed eravamo brave, ma... Beh, allora questa è la nostra occasione per ricominciare. Avanti, perché non volete ammettere che la mia idea è grandiosa? Ragazze, io dico che sarebbe davvero divertente. E tu credi che Erland sarà d'accordo con te? Delle donne nei pompieri di Akelsund? Ma hai sentito parlare di parità di sessi, Mona? Piede. O hai semplicemente paura della reazione del tuo Albert? Ma che dici? E chi è stato a proibirti il corso di yoga? Era troppo costoso e troppo lontano. E quando Albert ti ha proibito di giocare a tennis soltanto perché era geloso dell'istruttore? Ma che dici? Non me l'ha mai proibito. Il tennis non era il mio sport. E quando abbiamo organizzato una cena fra ragazze, chi è che si è tirata indietro? Avevo mal di pancia. Sì, e la sera stessa Albert sottolineò il fatto che aveva vietato di uscire a sua moglie. Ah, povera Mona. Possiamo farlo anche senza di te, non c'è problema. Bene, allora fatelo. Ehi, lo smalto non si è ancora asciugato. E domani ci sono le prime prove. Thank you.
questi due e poi questo qui. Guarda, sta arrivando Mona. Ciao, Mona. Che ci fai qui? Avevate ragione. Dimostriamo di che cosa siamo capaci. Non ti tiri indietro se Albert non è d'accordo. No. Andiamo, ragazze, si va in battaglia. Ehi. Ciao. Non vogliamo disturbarvi. Le nostre domande di iscrizione ai vigili del fuoco. Che cosa? E per quale motivo dovremmo aver bisogno di voi? Canteremo al concorso del coro dei vigili del fuoco e vinceremo un'autopompa nuova. Stefan dice che quella vecchia è un rottame. Ora, ti ho detto mille volte che non dovresti prendere così tanto sole. Il comune ha forse i soldi per una nuova autopompa, signor sindaco? No, non ce li ha. Prima bisogna pensare all'asilo, poi alla canalizzazione, poi al tetto del municipio. In pratica, vi chiameremo noi quando avremo bisogno. Sì, magari a quel punto noi avremo cambiato idea. Non mi piace questo tono. Da quel che so, le donne non possono entrare nei vigili del fuoco. Ti sbagli, ci siamo informate. Io trovo che sia un'ottima idea, signor sindaco. Non riusciremo mai ad avere un'autopompa pagandola meno di così. Allora per me va bene, ma solo per il concorso, d'accordo? Sei fantastico, Erland. Lo so. Sei proprio un uomo moderno. Salute, ragazze. Salute! Stando alle date della sua tournée, oggi avrebbe un concerto a Stoccolma. È annullato. Perché? Sai una cosa? Per tanto tempo non ho fatto che correre in un'unica direzione. Solo che ora ho dimenticato dove voglio andare. Per questo apprezza le semplici gioie della vita di campagna? Mi stai prendendo in giro, Sofia? No, lo capisco. Io all'inizio studiavo sociologia e sono venuta qui per un progetto dell'università. Ho capito subito che era qui che volevo vivere. Grande, il coro dei vigili del fuoco. Fa finta di essere sorpresa. Sofia, volevamo chiederti una cosa. In realtà è una richiesta obbligata. Ci serve il tuo giardino? Il mio giardino? E per che cosa? Abbiamo fondato un coro. Wow! Ci serve un posto per le prove. E ci è venuta in mente la tua fattoria. È stata una sua idea. Per me potremmo anche provare in palestra. Le prove in palestra? Che orrore! Mi ricorderebbe di quando penzolavo dalla sbarra come una specie di sacco. E poi qui da Sofia non ci sentirà nessuno. Non volete che i nostri mariti ci delizino con i loro commenti sul nostro coro? Tu saresti disposta a prestarci il tuo giardino? Ecco... I vostri mariti che cosa ne pensano? Non vorrei affrontare un altro incendio. Di quello che pensano i nostri mariti non ce ne importa niente. Dai, Sofia. Fa uno sforzo. Ok. Ok, potete provare qui, ma a una condizione. Lo sai che non possiamo pagarti? Mi lascerete partecipare? Io non ho niente in contrario. Ah, per me va bene. Beh, allora... Sei un membro del coro dei vigili del fuoco di Akelsund, Sofia. Grazie. Benvenuta tra noi. Possiamo iniziare subito le prove? Certo. Avete già un direttore del coro? Oh, a questo non abbiamo pensato. Sofia ha ragione, senza direttore come si fa? Quindi? Lasciamo stare? O qualcuna di voi ha un direttore di coro da estrarre dal cilindro? Io ce l'avrei un'idea. Torno tra un attimo. Paul? Sì, sto facendo la doccia. Lo so, ma abbiamo bisogno di te. Dai, sbrigati, le ragazze aspettano. Cosa? Mi avevi promesso che mi avresti aiutato con il coro. Non mi risulta. Non ha importanza, ci servi come direttore del coro. La direzione va affidata a un maestro ripetitore. Ad un che cosa? Ogni coro ha bisogno di una persona che lo guidi con accompagnamento al pianoforte. Non avete nessuno? No. E nemmeno un pianoforte. Non si può fare in un altro modo. In fondo si tratta solo di preparare qualche canzoncina. Non vuoi aiutarmi? No. Non capisco. Tu sei un musicista. La musica è la tua vita. Puoi farmi questo favore? Mi dispiace.
Ma che fine ha fatto? Beh, secondo me dovremmo cominciare. Non senza Sofia. Oh, ma intanto potremmo almeno decidere che cosa vogliamo cantare. Mm-hmm. Io proporrei qualcosa degli ABBA, per esempio. No! Ma no! In ogni caso qualcosa degli anni Ottanta. Sì, ma non degli ABBA. Tutti gli altri cori canteranno le loro canzoni. Se abbiamo così poco tempo, dobbiamo trovare qualcosa di più particolare. Lotta ha ragione. Eccoci qui. Non dirmi che ci hai fatto aspettare così tanto per portarci Stefano. Mi commuove il tuo entusiasmo. Non volevi presentarci il nostro direttore del coro? Tada! Dai, Stefano, non ha mai diretto un coro. Sì, ma ha suonato in una band in passato. Hai avuto un'ottima idea. Esatto, lui è il nostro maestro ripetitore e il nostro direttore del coro. Maestro di cosa? Sofia, io... Sì, forse il direttore del coro sa già cosa potremmo cantare. Nessun pezzo degli ABBA. Sì. My Summer Love è stupenda. È stato il più grande successo dei Rainy Birds. È stato Stefano a scriverla. Non mi dite che non la conoscete? È meravigliosa. She's shining bright like the sun above. She's my summer love. Sweet as the times I'm still dreaming of. She's my summer love. With sand in our hand, watching the moon above. She's my summer. She's my summer love. No, 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 mi dispiace, così non va bene, è tutto stonato, un gran caos. Scusate. Ci riproveremo. È meglio lasciar perdere prima di cominciare. Non siate così impazienti, era la prima prova, non vuol dire niente. Ah, l'ho detto subito, è un'idea pessima. E poi una volta tu eri più bravo. Sì, ma allora non c'eravate voi a cantare. Oh. Ehi, non ti devi offendere, forse non era la canzone giusta. Magari ciascuna di noi per domani potrebbe fare una lista delle sue canzoni preferite. Mm? Ecco, fine del sogno. Se tutti si arrendessero dopo la prima prova, non ci sarebbero né cori, né opere, né sinfonie, né pièce teatrali. Questo dovrebbe consolarmi. Prima ti tiri indietro e poi sputi sentenze. Non penso di essere io il vostro problema. Che cosa vorresti insinuare? Bisogna avere pazienza. Un coro deve crescere insieme. Sì, ma non abbiamo tempo di crescere insieme. Il concorso è fra 3 settimane. Tu non puoi pensare che tutto vada liscio solo perché hai deciso di conquistarli con questa idea di vincere l'autopompa. E poi un concorso del genere c'è ogni anno. Forse tu non capisci. Tra un anno io potrei non essere più qui. Vuoi dirmi dove sei stata? Alle prove del coro. Fino adesso? Ma all'inizio non è facile. Ti sono mancata? Lo sai che non mi piace andare a letto da solo. Ma che dolce. Sto parlando sul serio, Mona. Non potete fare le prove nel pomeriggio o ancora meglio di mattina. Non mi piace mangiare da solo. Puoi stare tranquillo, non ci saranno altre prove. Il progetto è saltato. Quanto mi dispiace. Già, e ti dispiacerà di più quando ci sarà un altro incendio e saremo ancora senza autopompa. La recinzione del pascolo è stata distrutta. Ma che cosa è successo? Tutti i pomodori rubati hanno devastato l'orto. Chi può essere stato? Ma Elene, sono stati i tuoi amici, le persone che conosci da una vita. Capisco che ce l'abbiano con me e che mi vogliano danneggiare. Ma prendersela con te e Bjorn... Ecco fatto. Sì? Non hai idea di quello che sta succedendo. Il telefono non la smette più di squillare. Gli organizzatori minacciano di far
farci causa e io ormai non so più che scusa inventare. Dobbiamo riprendere la tournée al più presto. Mi dispiace, Laura. Non è ancora possibile. Guarda che io non ho tempo di giocare con te a nascondino. Adesso mi dici dove sei, così vengo a prenderti immediatamente. Ma non è possibile! Scusa un attimo. Come mi è venuto in mente di venire qui a Bakerson? Questo cavolo di paese non mi merita. Che vigliacchi. Appena Bjorn se n'è andato, sono usciti allo scoperto. Tuo marito quando torna? Non ne ho idea, che ne so. È irraggiungibile. Sì, ma prima o poi questa fiera del biologico a Malmo finirà. Ma quale fiera? L'ho tirata in ballo perché non facessero troppe domande. Io non lo so dov'è mio marito. È arrivato il veterinario. Come? Perché? Qualcuno l'ha chiamato, e anche con una certa urgenza, dicendo che le tue pecore hanno l'afta epizootica. Cosa? E se questo è vero, mia cara Sofia, metteranno la mia fattoria in quarantena, hai capito? Eh sì, non posso dare il segnale di cessato allarme. Questo animale mostra sintomi che potrebbero essere causati dalla peste dei piccoli ruminanti. Che cosa? Non posso escluderlo. Si tratta di un'infezione virale. È piuttosto pericolosa. Probabilmente è stata portata da cammello o dal dromedario. Questo non è possibile. Eppure... Il cammello e il dromedario sono perfettamente sani. Non hanno nessun sintomo. Mi dispiace. Complimenti, Sofia. È vero. Nessuno dei due presenta i sintomi. Ma finché c'è questo sospetto, dovrò mettere in quarantena l'intera fattoria. No! Melker, non puoi farci questo. Sarebbe la nostra rovina. Come sarebbe? Sarà la nostra rovina. Purtroppo non ho altra scelta. Vi farò sapere, Che succede? Melker pensa che una pecora sia affetta da un virus e metterà in quarantena la fattoria. Non posso crederci. Su, venite. E dove? E se invece la pecora fosse stata avvelenata di proposito? Venite! Ecco! Guardate! Che cos'è? Sono rametti di tasso. È velenoso. Se le pecore lo mangiano, mostrano sintomi da infezione virale, come la pecora che ha visitato Melker. Venite, dobbiamo raggiungerlo. Andiamo, ci serve la tua macchina! Sì? Hanno avvelenato la pecora. Il prato è pieno di rametti di tasso. Di tasso? Sì, vieni, controlla tu stesso. D'accordo. È inconcepibile. È veramente assurdo. Ma chi può avere fatto una cosa simile? C'è qualcuno che ti vuole male, Sofia. Allora... Considerate le circostanze, vi raccomando di portare via le pecore e farò un'iniezione a quella che ha mangiato questi rametti. Grazie di cuore, Melker. Mi dispiace di avervi fatto prendere uno spavento, ma se c'è il sospetto di un'infezione virale bisogna evitare l'epidemia. Vado a prendere la siringa. A proposito, Sofia, le tue pecore sono tenute in modo eccezionale. Ti ringrazio. Hai salvato la fattoria. Non ce la faccio più. Non ti vorrai arrendere? È difficile quando sono tutti contro di te. Sai, all'inizio le persone, durante i concerti, mentre cantavo, se ne andavano. Ci stavo malissimo. Fino a quando un amico mi ha detto: Paul, non pensare a chi se ne va, pensa a chi rimane. Non sono tutti contro di te. Sì, è vero. Lotta non lo è.
Neanche Stefan. E nemmeno tua suocera è contro di te. Ok, e nemmeno io. Sai che facciamo? No. Portiamo le pecore nella stalla. E poi? Facciamo un bagno. Va bene. Avanti, che cosa stai aspettando? È bellissimo. O i cantanti lirici non possono nuotare? Potrei dirti che è per via della mia voce, ma non è così. Non so nuotare. Come sarebbe non sai nuotare? Avevo una sorella che è morta quando era piccola. Così i miei sono diventati apprensivi e non mi hanno più permesso di fare niente. Ti insegno io. No, grazie. Vieni. Vieni. Andiamo. D'accordo. Ok. Bene, così. Va bene. E adesso in avanti. Riprova. Così, così. Sì, sì. Sì. Così. Così. Come una rana. Io non sono una rana. Dai, ti aiuto. Piano, piano. Poco fa eri così felice. Che era da tantissimo tempo che non mi sentivo così bene. Ho sospeso l'incisione del disco e annullato la tournée. Perché adesso non riesco più a cantare. Ogni tanto sento come una specie di fischio e non riesco più a trovare la tonalità giusta. Da quando sono qui, invece, va molto meglio. E prima, nell'acqua, ho sentito di nuovo in modo normale. Allora direi che sei in debito con me. Giusto? Ora sai nuotare e hai risolto il tuo problema. Non hai più nessuna scusa. Tu non ti arrendi mai, eh? D'accordo, vi aiuterò. Sì. Grazie. Lo dico subito alle ragazze. Mie care signore, cominciamo. Prima di tutto scaldiamo un po' le corde vocali. Sapete come si fa, no? Io questo lo conosco, dimmi. Sì, eh? Stefan, mi dia un là. Na. Na. Na 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 na. Prego. Na 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 na. Immaginate di creare un cerchio. Na 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 na. Ispirate. Yellow flowers in the wavy air. Happy hours in the open air. My summer, summer love. My summer, summer love. Oh, 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 oh. My summer, summer love. My summer, summer love. Oh. Devi dirmi assolutamente dove l'hai trovato. Non può essere uno stagliere, non ci credo. Siete state davvero molto brave, mie care signore. Se per domani potete esercitarvi ancora un po' con la canzone, io nel frattempo penso a cos'altro potreste cantare, va bene? Aspetta, eh? È stato fantastico. E grazie per quello che sta facendo per noi, signor... Anderson. Ah, ma quel Paul Anderson! È vero? Lei è il cantante lirico. Sì,
Io l'avevo riconosciuta subito, ma non... Ragazze, scusate, Paul è venuto qui per passare qualche giorno di vacanza in pace. Vi prego di tenere la bocca chiusa. Sì, ma è pazzesco! Il nostro direttore del coro è una star di fama internazionale! Se fino ad ora non speravo di vincere quel concorso, adesso ne sono assolutamente sicura! Evviva! Beh, io non ho detto niente. Giornata eccitante. Puoi ben dirlo. Visto, la vita di campagna non è noiosa. No, non è affatto noiosa. Proprio per niente. Ciao. Bjorn. Com'è andata a Malmö? Come a Malmö? Mamma, ascoltami, non mi sono mai fatto sentire. Il locale è andato a fuoco e la nostra fattoria ha rischiato di essere messa in quarantena. I miei pomodori sono stati distrutti, la recinzione del pascolo danneggiata e tu faresti bene a cominciare immediatamente a falciare il prato. Sì, certo, lo faccio subito. Ma prima devo dirti dove sono stato. Non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Sweetest and I lost her. Dreaming of is my summer love. Perché non canti anche tu insieme a noi, eh? Con quelle belle labbra che hai. Che cosa ne pensi? Sweetest and I lost her. Dreaming of you, my summer love. Se cominci con una tonalità più bassa, riesci a prendere meglio le note alte. Buongiorno. Buongiorno. Stai bene? Sì. E tu? Io sto bene. Te ne sei pentita? No. È stato meraviglioso. Solo che non so se sia stato giusto. Bjorn Bennert, mio marito. Paul Anderson. Salve. Salve. Allora io vado. Quello chi è? Se non ci fosse stato lui, la fattoria sarebbe andata a fuoco. Per ringraziarlo l'ho ospitato qui per qualche giorno, ma solo se a lei va bene, signor marito. Sei diventato matto. Te ne vai di punto in bianco. Mi parli di un misterioso amico che ha bisogno del tuo aiuto. E poi sei irrintracciabile. Ma non ci pensi a me. Qui ci sono stati un sacco di problemi in questi giorni. Eravamo noi ad avere bisogno del tuo aiuto. Beh, mi serviva una pausa. Una pausa? Da che cosa? Da me? E perché non me ne hai parlato? Io sono tua moglie. Mi dispiace, Sofia. E pensi che basti? Beh, ti sbagli. Sì, magari ne riparliamo dopo. Abbiamo da fare ora. Vieni con me. Sì. Paul. Vuoi spiegarmi che cosa fai qui? Come hai fatto a trovarmi? Non importa. Ti stai comportando in modo vergognoso. Prendi e sparisci così. Non puoi farlo.
Lo sai quanto ci è costato annullare i tuoi concerti? Tu hai degli impegni, dei contratti, anche con me. Hai ragione, ti devo una spiegazione. Parliamo, vieni con me. E perché non mi hai mai detto niente? Tu non capisci, non posso più sopportare tutto quello stress. Ogni sera un concerto. I pochi giorni che ho passato qui sono stati i più felici e più sereni della mia vita. Togliere il letame dalla stalla è stato più gratificante di tutti quei tour de force. Stammi bene a sentire. Tu sei un artista. Ma qui non si tratta solo di te. Io ti ho dedicato tutto il mio tempo. È me che devi ringraziare per la tua carriera prestigiosa. E adesso mi lasci in questo casino. Allora non mi ascolti. Pensi solo al successo e ai soldi. No, caro Paul. Tu sei la mia punta di diamante. È mia responsabilità come tua manager impedirti di fare sciocchezze. Ora tu torni con me a Stoccolma. No. Avresti dovuto vederla quando non c'eri. Niente di quello che è successo è riuscito a buttarla giù. Ha evitato che l'intera fattoria venisse messa in quarantena. Avevi ragione, figlio mio. È davvero in gamba. E tu vai via nel momento del bisogno. Non è così. L'hai sradicata dalla sua vita. Lei è venuta a vivere qui solo per te e si è trovata a dover affrontare tutte queste difficoltà. Questo concetto ti è chiaro? Non è possibile. Avevi detto che era finita. Lo era. È una donna sposata. Per questo in passato l'avevi lasciata, perché aveva un marito. Sì, ma ora ha divorziato. Marijke è una donna libera. Ma tu no. Sei sposato con Sofia ora. Tu devi restare al suo fianco, qui, nel luogo in cui sei nato. Molto bene. Se continuate di questo passo, il tuo piano funzionerà, Sofia. Come? Quale piano? Ha pensato a un'altra canzone da farci cantare, Paul? Oppure allora dovremmo... Sofia aveva un piano. Beh, sì. Ha avuto lei l'idea di formare un coro per poter vincere il concorso. Per l'autopompa. Allora, per quanto riguarda la seconda canzone, avevi io avrei pensato... Avevi detto che era stata una tua idea o sbaglio? Non ha importanza chi è venuta l'idea, no? In fin dei conti eravamo tutte adesso d'accordo. Adesso capisco. Tu volevi usarci per arrivare ai nostri mariti, vero? Così dimenticheremo che non sei di queste parti e che hai seminato zizzagna tra Bjorn e i nostri uomini. Ti dirò una cosa, ti sbagli di grosso. Io non mi farò usare da te. E di sicuro neanche le altre. Signore. Io non sapevo... Sì, va bene. Non mi avevi detto che non lo sapevano. Avrei dovuto immaginare che era opera sua. Lotta non avrebbe potuto avere questa idea. È davvero una serpe velenosa quella Sofia. L'ho sempre detto anch'io. Non c'entra niente qui. Sì, ma Bjorn la ama. Ma che amore, amore. Si è messa tra lui e i suoi migliori amici. Vedrai, Bjorn si stancherà. Quella dovrebbe alzare i tacchi e andarsene per sempre. E noi due dovremmo pensare a come convincerla a farlo. Di' la verità. Ma le accuse che ti ha rivolto Sofia sono vere? Quali? Che hai avvelenato le sue pecore e danneggiato il recinto. Buonasera. Salve, Mona. Le posso parlare un attimo? Stiamo mangiando. Non voglio disturbarvi, è questione di un minuto. Non ha sentito? Stiamo mangiando. Voleva usarci. Lo sa che non è così, Mona. L'autopompa sarebbe un vantaggio per tutti. E a prescindere da questo, può diventare davvero un ottimo coro. In particolare lei, Mona, ha una voce meravigliosa. Sì, la voce di Mona è a dir poco eccezionale. Ma lei ha di meglio da fare nella vita che perdere tempo con quello stupido coro. Ah, sì? E cosa? Pensi che occuparmi della casa sia il massimo che io possa fare? Prego, Paul.
Mona è un membro importante del coro, direi addirittura il più importante. Le altre la seguono. Non potrebbe ripensarci. Se il coro dovesse vincere, il merito sarebbe essenzialmente suo. Mi è piaciuto molto cantare con lei. Sì, ma quel coro non esiste più, purtroppo. Forse non l'ha saputo. E ora vorremmo mangiare in pace, se lei ce lo permette. Va bene, scusate. È stato un vero piacere conoscerla. Il piacere è tutto mio. Mona. È sempre così invadente quel rompiscatole. Devi andare. Prova a dirmelo tu. Non c'è niente che ti trattiene qui. Temo di non avere più un motivo. Tuo marito è tornato. Il coro si è sciolto. E di sicuro puoi fare a meno dei miei servigi come stagliere. Il tuo mondo è altrove. Il mio mondo è dove sono io. Sei una donna straordinaria. Ti ringrazio, Paul. Per tutto. Però c'è una cosa che vorrei sapere. Ami tuo marito? Sì, sì, però dobbiamo prima vendere. Ah, guarda un po'. Il figlio al prodigo è tornato. Credevamo che una donna ti avesse fatto un maleficio. Dovremmo chiarire una cosa, amico mio. Se quello che mi hanno detto è vero, dovrei dare fuoco alla tua fattoria e al tuo supermercato, Erland. Bjorn, ma sei diventato matto. Eri il mio miglior amico. Me la chiami amicizia? Incendiare la mia fattoria? Sei un essere spregevole. Non ti riconosco più. Una volta eri uno di noi, tutto ad un pezzo, forte, legato alla nostra comunità. Poi arriva quella ad appestare l'aria. Non mi dai più i pascoli in affitto, fai concorrenza a mio fratello con la vendita diretta. E ti metti ad allevare cammelli e lama come se fossi un sultano d'Oriente. E allora? Sofia dimostrerà quello che hai fatto. E come intende dimostrarlo? Non ha niente in mano contro di me. E visto che sei qui a fare lo sbruffone, che ne è della tua Maraiche? Un uccellino mi ha detto che ti hanno visto a Nick Shaping e che lei non è più impegnata. O lo è di nuovo? Cavolo, Bjorn, mi dispiace per la nostra amicizia. E se la mia parola per te vale ancora qualcosa, lascia tua moglie, dammi retta. Non fa per te. Già. Dispiace anche a me per la nostra amicizia. Ma comunque vadano le cose, se vogliamo essere amici, allora devi fare pace con Sofia. Vieni. E quello che cos'è? Il formaggio di Sofia. Voglio che Erland lo venda al supermercato. Vedrò di mettere una buona parola per te. Ho delle buone notizie. Erland venderà il tuo formaggio finché non avremo risistemato la caffetteria e ho anche fatto pace con Albert. Non ci darà più fastidio. È meraviglioso. Non sei d'accordo, Sofia? Voglio vendere le pecore. Forse è stata davvero un'idea stupida. Come se non avessimo già abbastanza da fare. Ma che significa? Il tuo formaggio è eccezionale. Non vorrai arrenderti ora. Vero, Bjorn? Certo, no. Ultimamente abbiamo avuto tanti problemi, ma ora sono di nuovo qui. E insieme ce la faremo. Te lo prometto. E poi, se il vostro coro vincerà il concorso... Non c'è più nessun coro. Un'altra delle mie idee sbagliate.
Scusate. Sofia, vieni per favore. O farei tardi alle prove del coro. Ti ho già detto che non c'è più nessun coro. Ne sei sicura? Dai, Sofia, vieni, non abbiamo tempo da perdere. Ragazze, sembra che abbiamo dimenticato tutto quello che ci ha detto Paul. Dobbiamo essere un tutt'uno. In ogni caso, dobbiamo concentrarci. Una di noi deve dirigere. Sofia, tu. Io? Ma sei matta. Si tratta soltanto di tenere il tempo. Tutto il resto riusciamo a farlo. Andiamo, non farti pregare. Insieme ce la faremo. Va bene, ma guai a voi se cantate come io dirigo. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Please leave a message after the beep. Ciao, Laura. Scusa, avrei voluto parlarti di persona. So esattamente cos'è che mi manca. E so anche che quel fischio non andrà mai via. Se vivo come ho fatto finora. Nei giorni che ho trascorso alla fattoria ho capito molte cose. Se riprenderò a cantare. Sì, prima o poi. Ma una cosa è certa. D'ora in poi, la mia vita andrà solo nella direzione che mi fa stare bene. Mi dispiace tanto, Laura. Ci hai sentite? Direi che siamo state brave. Non perdo la speranza, amore mio. So che siamo fatti l'uno per l'altro. Ti aspetto, tu amarai che... Cantate proprio bene, vincerete di sicuro. Non immaginavo che... È la Maraike con cui stavi prima di me. Quella con cui è finita perché lei non riusciva a lasciare il marito. Non l'avevo più sentita, mi devi credere. Fino a 5 giorni fa. Mi ha chiamato per dirmi che si era separata dal marito. Allora sei stato da lei. E? Che importanza ha ormai? Io ho scelto te. Sono qui con te. Tu sei mia moglie, io appartengo a te. Se all'epoca non fosse stata impegnata, avresti sposato lei. Sono stata la seconda scelta, visto che non potevi avere la donna della tua vita. Sai una cosa? Forse io l'ho sempre sentito. Che non eri innamorato di me. Non è così. Io ti ho amata davvero. Su questo mi devi credere. Desideravo con tutta me stessa che tra noi funzionasse. Qui, nella fattoria. Se lo avevi sentito, allora perché hai deciso di sposarmi? Sai, Bjorn, tu mi piaci molto. Mi piace il tuo modo di vivere. Quando mi sono innamorata di questo posto, sei arrivato tu. Per questo mi sono innamorata di te. Io ho visto in te la possibilità di vivere qui. Sei innamorato di lei? Ti prego, Bjorn, me lo devi dire. Tu ami Maraike? Sì.
Non puoi farlo, Björn, ti prego. Ripensaci, sei ancora in tempo. Che cosa ne sarà della fattoria se tu te ne vai? Sofia? Io e Sofia abbiamo parlato. Intesterò la fattoria a voi due. Sofia potrà rimanere se vorrà. Mi farò sentire quando capirò che ne sarà di me. Spero che tu stia facendo la cosa giusta. Allora, ti sembra possibile gestire la fattoria noi due da sole? Fino a qualche settimana fa non l'avrei neanche immaginato. E adesso cosa fai? Chiamo subito Paul. Mi dai una mano? Allora, come sto? Sei splendida. Vieni, siamo pronti. Sì. Mona! Mona! Come ti sembro? Ti proibisco di partecipare a quella pagliacciata. Albert. Mona, sto parlando sul serio. Tu non ci vai. E se ci vado? Allora... Io ti ho sempre sostenuto. Sono sempre stata al tuo fianco. Ed ora voglio che tu sostenga me per una volta. Che tu sia orgoglioso di me. Non lo capisci questo? Mona, io sono orgoglioso di te, ma tu non ci devi ti andare. Ti dico una cosa, Albert. O tu oggi vieni con me, mi incoraggi e ti complimenti con me per la mia vittoria. Oppure? Oppure ti lascio. Parlo sul serio. Non ho più intenzione di farmi comandare. Tu sarai la star della serata. E io sarò maledettamente fiero di te. Vai vestita così? Non mi trovi bella? Assolutamente. Sei la cosa più bella che mi sia capitata nella vita. Allora, che cosa farai adesso? La tua manager ha riprogrammato l'agenda degli impegni? Sì, però senza di me. Ora sto cercando lavoro come bracciante in una fattoria qui intorno. Ho già fatto un po' d'esperienza. Ti viene in mente qualcuno? Dovrei pensarci. È piuttosto difficile dare lavoro a una persona senza referenze. Pretendo qualcosa in cambio. E sarebbe? Che tu mi canti una volta la canzone come dovrebbe essere cantata. D'accordo. Remember me to one who lives.
Ottimo lavoro! Grazie, grazie. Grazie. Le mie sincere congratulazioni. Brave. Grazie. Un'altra foto di gruppo, per favore. Una foto di gruppo davanti all'autopompa. Cara Sofia, ti nomino ufficialmente presidente onorario dei Vigili del Fuoco di Akersund. Grazie, Erland.